Adesso vi parleremo dei Jaguari. I Jaguari Torino sono una delle più antiche squadre di football americano in Italia. Fondati nel 1979, hanno già festeggiato il trentennale della nascita. Nel 2009 hanno partecipato alla Serie A2, organizzata dalla Lega Nazionale American Football. Nel 2011 si sono qualificati per la prima partita dei playoff, giocata presso gli Sharks Palermo dopo una complicata trasferta. Nel 2014, complice anche la riforma dei campionati afferenti alla FIDAF, la squadra torna in massima serie, approdando al campionato Italian Football League. In questa squadra ha giocato il figlio di Ian Broad, tecnico dei Deep Purple. Nel 2016 arrivano tre new entry, Kevin Arduino, Chris Salvi e Luke Cotrone. Kevin Arduino, quarterback, arriva dall'American International College, dove ha avuto un'esperienza da allenatore dopo la laurea conseguita 2 anni fa. È una ragazzone dal fisico imponente. Chris Salvi, free safety, proviene dalla prestigiosa Università di Notre Dame a Boston. Per lui si è trattato di un ritorno, avendo già giocato per i Jaguari nella stagione 2014. Per ultimo, ma non per questo meno importante, troviamo Luke Cotrone, l'oriundo della squadra, avendo passaporto italiano. Rispetto a Kevin, le sue origini del bel paese sono ancora più vicine. E in casa, ogni tanto, l'italiano ancora lo si parla. Lou è di Belmont, poco distante da Brooklyn, e il suo aspetto nonché la simpatia ne fanno quasi lo stereotipo perfetto di un italiano a New York. Grazie a una professoressa ci siamo avvicinati anche noi studenti al mondo del football americano, poiché conosceva Davide Cacciolato, un suo ex alunno e il difensore della squadra, e Rodolfo Ligotti, anche lui quarterback. Così nasce il progetto dal nome Stai Fame. L'altro americano, no? Lou Cotrone, voleva dire, per citare tutti i giocatori, voleva dire Stay Hungry, no? Dopo una vittoria voleva dire stay hungry, vuol dire restate affamati, continuate a vincere, no? Però per dirlo in italiano, lui l'ha tradotto su Google Traduttore, è uscito stai fame, e lui dal nulla sono uscito stai fame, e da lì tutti quanti abbiamo lo stai fame in testa. È stato bellissimo. In una squadra di football bisogna essere uniti uno con l'altro, bisogna collaborare tutti insieme ed essere pronti a giocare in squadra come dovremmo essere noi in classe. Tutto il merito va a Kevin Arduino, Davide Cacciolato, Chris Salvi e Rodolfo Ligotti. Il football mi ha cambiato la vita, dandomi la possibilità di sfogare la mia aggressività ed imparare il senso del valore. 1, 2, 3, Jaguari!